Giù da 4.500 metri, un minuto di caduta libera a 200 km all'ora prima di aprire il paracadute. Per il suo battesimo da parà, la showgirl Nina Morić ha scelto il campo volo di Reggio Emilia, un solo lancio in tandem con Edoardo Stoppa, attore e conduttore, nonché presidente della Bodyfly University, la scuola di paracadutismo reggiana che è fra le migliori d'Italia. È stata una sorpresa per paracadutisti e appassionati presenti al campovolo quando si è presentata la bellissima showgirl. Il lancio è andato bene. In aereo, mentre prendevamo quota, ha detto «Posso piangere, ma poi non l'ha fatto», ha raccontato Stoppa. Per Nina Morić il lancio con il paracadute aveva un significato particolarissimo. Dopo essere stata coinvolta l'anno scorso nello scandalo di Vallettopoli con il marito e fotografo Fabrizio Corona, dal quale poi ha chiesto la separazione, Nina Morić mi aveva detto che aveva bisogno in questo periodo della sua vita di un'emozione un po' forte, racconta ancora Stoppa, per risvegliarsi da un periodo difficile. Questa cosa l'ha cercata nel lancio in tandem e dopo era piena di energia.